Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi nuovo appuntamento con i top 5 giocatori del meta. Dopo aver analizzato i portieri, andiamo ad analizzare quelli che sono i difensori. Come vi ho detto nel video precedente, in questa rubrica troverete quelli che ho avuto la fortuna di provare, quindi mancheranno giocatori da capitano ovvio, no? Van Dijk Toti, Maldini Moments, per dire questi giocatori qui. Io vi porto quelli che sono giocatori secondo quella che è stata la mia esperienza e in più, nonostante oltre questo, anche quelli che sono giocatori che magari so che potete andare a permettervi, per cui anche per questo motivo magari giocatori troppo costosi li escludo a prescindere. Anche il mio ragionamento è quello di portare quelli che sono rapporto con Varane e The Liners, che è stato veramente uno dei giocatori che più mi è piaciuto in fase difensiva per tanti motivi. Il primo è che un difensore centrale. Il secondo è che nell'andare a temporeggiare con L2 scivola, che è una bellezza, risulta essere molto molto agile. In più il 94 di freddezza, unito alle ottime statistiche di difesa, gli permette di essere molto preciso negli interventi e raramente sto Varane vi va a cannare un intervento o a perdere un rimpallo. In più l'ho trovato anche abbastanza buono in fase di impostazione, e questo è testimoniato anche dall'83 di passaggio corto e dall'84 di lungo, oltre che anche di testa da corner mi ha fatto qualche gol. Devo dire la verità, Varane rimane come al solito uno secondo me dei difensori migliori di quelli che più mi piace. Altro difensore, stavolta ci spostiamo sulla posizione laterale e troviamo Nelson Semedo nella versione headliner. Questo qui per me batte a mani basse anche tutte le icon possibili e immaginabili, per tanti motivi. Il primo è che è super veloce, non lo so, a me sembra che abbia più di quello che appare sulla carta. È molto automatico, nel senso che copre benissimo le diagonali, si fa trovare sempre nella posizione giusta, pronto per essere selezionato, pronto per andare a concludere un intervento. Mi fa impazzire come fa lo speed boost, quello con L1, quindi come prende velocità sulla fascia per poter creare della superiorità numerica. Per quanto riguarda i passaggi, soffre un po' il 75 di passaggio lungo, soprattutto quando cercate di lanciare l'esterno, ma comunque è un problema al quale si può sopperire, è un problema al quale anche Carlos Alberto, che è il terzino secondo me competitor di Semedo, risulta avere. Poi è di un'agilità incredibile, testimoniato anche dal 93 di agilità, 87 di equilibrio e dall'87 di reattività, oltre all'83 di freddezza, che anche qui gli permette di essere veramente preciso negli interventi freddo, raramente li sbaglia e raramente va a perdere dei rimpalli. Ha anche un'ottima aggressività, 87, resistenza 98, tutti parametri che per me lo rendono il miglior terzino destro del gioco. Ha anche un ottimo work rate normale alto, quindi veramente tanta roba il buon Semedo quest'anno. Arriviamo da Jerome Boateng. Questo una assoluta sorpresa, mai mi sarei aspettato di andare ad utilizzare da titolare nella mia squadra Jerome Boateng. E per quanto riguarda la velocità, ha ricevuto un boost clamoroso e è un boost che si sente assolutamente tutto quanto. Per quanto riguarda la fase di impostazione, anche lui mi ha stupito, ottimi ottimi passaggi, 85 di corto e 94 di lungo lo testimoniano. Certo, ovviamente questo non significa che sia Pirlo, sia chiaro, però vi dà comunque la possibilità di poter andare a imbastire l'azione da dietro con abbastanza disinvoltura. Per quanto riguarda poi lo scivolamento con L2, questo Boateng lo fa in maniera eccelsa, anche perché ha 99 di reattività, quindi risulta essere molto reattivo e responsivo a quelli che sono i cambi di direzione degli attaccanti avversari, che sono quest'anno impiegati solitamente con molta agilità. Ha 99 di freddezza, quindi che cosa posso dire? Dipende dalla lettura difensiva.
addirittura 89, tutte le statistiche difensive al loro posto, ma il parametro che più mi piace è il 90 di aggressività. Questo vuol dire che quando voi andate a posizionare con l'L2 addosso al giocatore avversario, questo ci rimane incollato fino a che non ha o recuperato palla o ha costretto l'avversario all'errore. Per quanto riguarda invece il prossimo giocatore, abbiamo David Luiz, che i più diciamo conosceranno per Olly, che l'ha sbloccato, l'ha fatto diventare suo figlio, e anche qui riceve un boost in fase di velocità che si sente tutto. Anche il buon ha un'ottima fase di impostazione con 83 di passaggio, 86 di passaggio corto e 91 di lungo. In più, questo qui ha anche la possibilità di poter tirare le punizioni, il che non è assolutamente un aspetto da sottovalutare, perché quest'anno avere uno che sa anche tirare le punizioni, magari se il vostro tiratore era un attaccante e l'avete fatto uscire per via dei cambi, può essere un'ulteriore risorsa. David Luiz con 67 di agilità, anche qui risulta essere uno dei giocatori migliori per quanto riguarda lo scivolamento con l'L2, 90 di freddezza anche per lui, insomma, precisione e pulizia degli interventi senza perdere un rimpallo. E poi, raga, questo qui 96 di aggressività. Questo vuol dire che è un cagnaccio rabbioso che viene a mordere le caviglie ovunque voi siate, e si sposa benissimo a uno stile di difesa molto aggressivo, comunque basato sugli anticipi, basato sul recupero palla alto per poter cercare di ripartire. Sto David Luiz veramente, veramente tanta roba. Chiudiamo questa top 5 difensori con Mendy Futmas, il quale io credo che tuttora sia il terzino sinistro modo di vedere, tant'è vero che è stato utilizzato poco prima della sospensione dei tornei ufficiali, anche nei tornei ufficiali, da terzino sinistro. A essere veloce è veramente tanto veloce, ottimo passaggio sia corto che lungo, quindi in fase di impostazione veramente tanta roba. Fa benissimo lo speed boost, quello con l'L1. Per quanto riguarda agilità, equilibrio e reattività, ci siamo. Risulta essere sia rapido e agile con lo scivolamento con l'L2, sia palla al piede. Comunque, certo, non è super super agile, ma un minimo riesce a girarsi su se stesso. 82 di freddezza è un parametro più che accettabile. Statistiche di fisico con 82 di aggressività, 93 di resistenza, 82 di forza per un terzino. Risulta essere veramente tanta roba. Certo, peccato per chi non se l'è sbloccato, raga, ma io vi dico che anche il base tuttora è super. Il pro player maestro continua ad utilizzare addirittura la versione base, e qualche settimana fa ci ha vinto due tornei consecutivi contro i peggio avversari. Aveva il suo main di base che dava spallate sulla fascia a tutti quanti. Quindi, ragazzi, per quanto riguarda questa top 5 difensori meta, è tutto. Vi do appuntamento al prossimo video con i centrocampisti in live su Twitch dalle 12 alle 16. E raga, niente, un saluto, peace.